18 maggio 1997. Il Parma ci spera. Anche se domenica è una partita difficile a Torino, ma credo che questa squadra debba essere orgogliosa di giocare contro i campioni del mondo, anche se è con 6 punti di distacco, ma abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela alla pari. La Juve si sente forte. I 6 punti di distacco sono un buon margine. E giocate per vincere, ovviamente. Certo, domenica sappiamo che se vinciamo abbiamo vinto lo scudetto, se pareggiamo bisogna andare a cercare un punto poi da qualche altra parte. Sappiamo tutto e siamo pronti a tutto. Sei sereno, felice, molto. Va comunque detto che a complicare le cose ai bianconeri ci si è messa la sindrome da Harakiri che quest'anno la Juve ha nei confronti del Parma. Dopo il gol regalato all'andata al Tardini, il bis al Delle Alpi, con il maldestro rinvio mancato da Zidane che ingannava Di Livio e Peruzzi sul calcio d'angolo di Chiesa, dando agli emiliani un isperato vantaggio. Avete visto oggi l'imprevedibilità del calcio? Noi praticamente non abbiamo mai concesso al Parma, non dico di tirare in porta, ma di avvicinarsi all'area di rigore, eppure eravamo in svantaggio di 1-0. Provvidenziale appariva così la decisione dell'arbitro Collina che concedeva alla Juve il nono rigore stagionale per questo contatto in area tra Cannavaro e Dio. Sono quei falli che in una partita ne vengono tanti e penso che fischiare il rigore era un po' una scelta affrettata. Finisce 1-1 la supersfida che di fatto consegna lo scudetto alla Juve. Solo la matematica non può far scattare la festa del popolo bianconero. Avevo detto che per noi non interessava vincere oggi il campionato, a noi interessava vincerlo. E non ha importanza quando, sarà venerdì o sarà domenica prossima.